di questa edizione del festival, visto che è un festival sulle parole e intorno alle parole abbiamo organizzato un festival. Siamo partiti da una domanda: hanno ancora un significato determinate parole usate per la nostra democrazia? E per avere una risposta abbiamo invitato una serie di personalità, una serie di persone autorevoli, da loro cercheremo di avere una risposta, un'indicazione, un suggerimento. E partiamo oggi come primo appuntamento con una parola particolare, indignazione, e a relazionare sull'indignazione c'è Gabriella Turnaturi, che è docente di sociologia all'Università di Bologna. A dialogare con lei Lorena Saracino del Corriere del Mezzogiorno. Questo ciclo di parole continuerà più tardi con Gherardo Colombo, domani mattina con Eva Cantarella e poi Tullio De Mauro, Lirio Abate, Gianni Vattimo, Federico Rampini, sicuramente adesso mi sto scordando qualcosa, e ognuno con la possibilità di poter esplorare queste parole. La cosa interessante di questa edizione è che mentre ci sono sul palco delle persone che hanno il potere e la conoscenza e quindi la capacità e la voglia anche di trasmetterci, di trasmettere ad altre persone questo potere e questa conoscenza, nel frattempo la mattina ragazzi di 18 anni stanno frequentando dei corsi, dei laboratori, dei workshop, degli stage di scrittura e di giornalismo, e quindi ancora parole per apprendere quegli strumenti per poi essere padroni di queste parole. E la cosa bella di un festival è questo incontro di generazioni. Lascio la parola a Lorena Saracino, che introduce, e a Gabriella Turnaturi. Grazie, buonasera. Allora, diciamo, ci hanno consegnato oggi, ecco, quando mi hanno chiamato per fare, diciamo, la presentazione, di introdurre il nostro ospite di oggi, ci hanno consegnato una parola che è indignazione. In realtà poi, conoscendo Gabriella Turnaturi, diciamo, io ho letto il suo libro che si chiama Vergogna, e quindi mi sono domandata: ma che c'entra la vergogna con l'indignazione? Ma evidentemente queste due parole, come dire, sono molto legate fra loro, e ora Gabriella Turnaturi ci spiegherà perché. Peraltro, poco fa, proprio qui fuori, ci siamo conosciute, ci siamo strette la mano e ci siamo anche interrogate su un fatto, cioè una curiosità comune. Spesso le emozioni vengono trattate come una diminuzio, come se fosse una cosa secondaria, relegate al mondo delle emozioni, delle donne, dei singoli. In realtà quello di Gabriella Turnaturi è un vero e proprio studio sulla natura sociale della vergogna. Cioè la vergogna ha molto a che vedere con l'indignazione, probabilmente anche a che vedere con quei movimenti che sono nati, che si sono creati, risvegliandoci un po' dalla nostra passività, un po' dovunque in tutto il mondo, a partire dai movimenti degli indignados fino diciamo, alle rivoluzioni dei gelsomini nel Nord Africa, frutto di indignazione, ma io penso anche ai movimenti delle donne in Italia, non solo quando. Ecco, mi piacerebbe capire di più su questa emozione sociale, anzi emozione sentinella del legame sociale, come la chiama la Turnaturi. Come vi ha già detto Filippo, Gabriella Turnaturi è professore di sociologia all'Università di Bologna, ha scritto numerosi saggi proprio sulla vita quotidiana e la sociologia delle emozioni, è stata tradotta anche in Giappone e negli Stati Uniti. Allora, professoressa, che ci dice a proposito dell'indignazione e della vergogna? Allora, intanto io ringrazio di essere stata invitata in questo bellissimo posto e in questo festival che mi sembra
sembra veramente interessante e stimolante. Ecco, intanto voglio dire questo, che le emozioni non viaggiano mai da sole, sono sempre, come dire, collegate fra di loro, anche se noi siamo abituati a pensarle in qualche modo separate come una alla volta. E ci sono, come dire, delle emozioni che sono quasi inscindibili. E io ho provato a riflettere appunto sul nesso tra la vergogna e l'indignazione, perché in qualche modo l'una mette in moto l'altro, non sempre ovviamente, però vuol dire, potrebbe può essere molto spesso un circuito virtuoso. Che cos'è che hanno in comune queste due emozioni? Innanzitutto nascono ambedue dalla offesa alla dignità, che sia, vuol dire, quella personale oppure quella dell'insieme sociale. Ci vergogniamo non soltanto quando abbiamo fatto qualcosa che non ci piace, che, non so, come dire, che tradisce le aspettative che noi stessi abbiamo su di noi o che gli altri hanno su di noi, e quindi ci indigniamo, ci arrabbiamo, no? Con noi stessi. Però ci indigniamo e ci vergogniamo anche quando davanti a noi vediamo compiere atti di ingiustizia, soprusi, violenza, anche atti di tradimento rispetto a quelli che sono i principi e i valori, come dire, dell'essere insieme. E così come ci vergogniamo quando ci troviamo di fronte ad azioni che non approviamo, e che quindi, come dire, ci vergogniamo del nostro silenzio se non facciamo nulla, se non interveniamo. Ed ecco che allora la vergogna si può trasformare, si trasforma in indignazione, innanzitutto per cancellare quella sofferenza, quel disagio che sentiamo proprio perché quando siamo passivi, quando voltiamo la testa dall'altra parte. Quindi io direi che innanzitutto sono due emozioni morali che hanno a che fare con la morale non solo individuale ma con la morale appunto collettiva. Perché si pongono questo tipo di domande: chi voglio essere? In che mondo voglio vivere? Con chi voglio stare? E posso continuare a stare insieme ad altri dei quali mi vergogno? Questo, per esempio, come dire, è un tema molto importante e che forse negli ultimi decenni qualcuno di noi ha sentito fortemente, e si è, come dire, proprio da questa vergogna di un'appartenenza in cui non ci si riconosce, si è anche indignato. C'è un'altra cosa, come dire, molto importante secondo me, qui collega a queste emozioni, che hanno bisogno ambedue, e per questo sono emozioni sociali, hanno bisogno di una condivisione. Cioè, se io mi indigno, ma intorno a me nessuno recepisce questa indignazione, o se io mi vergogno, ma nessuno comprende questa vergogna, come sembra succedere ormai, come dire, negli ultimi decenni, in cui tutti dicono non capisco di che cosa ci sia da vergognarsi, anzi c'è questo mantra, no, che ripetono tutti, sono sereno, nessuno è più responsabile di nulla, ma tutti sono sereni. Ecco, se non c'è condivisione, se non c'è risonanza, queste emozioni muoiono. Allora a me fa molto più paura, come dire, questo deserto emozionale che sembra affermarsi e in cui non c'è risonanza né per la vergogna né per l'indignazione. E sono per questo tutte e due, diciamo, due emozioni sociali. Giustamente si diceva che io ho definito la vergogna come un'emozione sentinella. E questo vale anche per l'indignazione. Perché sentinella? Perché nelle società in cui poco ci si vergogna, in cui la vergogna ha praticamente è scesa all'ultimo posto, questo vuol dire che quel rapporto fra io e noi, fra l'individuo e la comunità si è spezzato, cioè che ognuno fa da sé. E quindi in questo senso è sentinella perché segnala la coesione e la condivisione di principi, valori, progetti e anche utopie. Chi, per esempio, come me, come credo tante delle persone che sono qui, hanno come valore
contrario, ma la libertà. Rispetto all'invocazione della vergogna si ha una naturale, come dire, diffidenza, perché la vergogna, così come la paura, sono delle emozioni che vengono usate dalla politica, perché in qualche modo servono a indirizzare il pensiero e a controllare, se vogliamo, anche le masse. Quindi anche la vergogna viene utilizzata ed è tuttora utilizzata per controllare le donne. Pensate un po' ai paesi nei quali le donne sono esposte al pubblico ludibrio, per esempio, no? Però la sua idea di vergogna, invece, quella che trovo in questo libro, è un'idea moderna di vergogna. Cioè è un'idea, per esempio, è molto interessante, diciamo, fra le cose di cui lei parla, quella di una vergogna da inadeguatezza, che è proprio, diciamo, un mutamento della vergogna nella nostra società. Io penso, per esempio, ai tanti suicidi avvenuti al nord di imprenditori che, non potendo reggere la propria azienda in tempi di crisi, si sono suicidati. Ma questo ha qualcosa che ha più a che fare con la vergogna da inadeguatezza che con l'onore. Sì, senz'altro, come dire, sono segni, hanno un segno in un senso diverso. I suicidi a cui abbiamo assistito, diciamo, nell'ultimo periodo, da quello tradizionale, non so, del capitano d'industria o di chi perdeva il gioco e quindi metteva in gioco l'onore, a me sembra piuttosto che qui ci sia, come dire, la paura del marchio del fallimento. E di nuovo vorrei collegare questo con l'indignazione. Quando è che ci vergogniamo di essere e ci sentiamo inadeguati oppure ci sentiamo falliti? Intanto perché, come dire, siamo tutti sommersi in una logica che è puramente mercantile e che quindi la misura è di tutte le cose è quanto vale sul mercato. Però è anche vero che questo avviene quando si è isolati, quando non si è data una voce collettiva al disagio, il malessere, a tutto ciò che non va. Perché questo, come dire, il nodo importante per cui bisogna indignarsi insieme agli altri. Ecco, io partirei anche da alcuni esempi che vengono, diciamo, che vengono agli occhi dalla cronaca. Per esempio, mi ha molto colpito un'affermazione del Presidente del Consiglio Monti, che recentemente ha diciamo, obbligato i giornalisti della RAI a non utilizzare più la parola furbi o furbetti quando si parla di tasse. Ecco, io direi che il Presidente del Consiglio in qualche modo sta provando a ricostruire un sistema di valori condivisi. Al contrario, lei nel libro parla, racconta, spiega molto bene che in questi anni è andata in scena la vergogna del fai da te. E che da centri di autorità classici, quali potevano essere lo Stato o anche diciamo, le proprie figure di riferimento in famiglia, si è passati a tante piccole autorità, aprendo così la strada a un così fan tutti e a un, come posso dire, a un mondo fatto, cioè, abitato dalle sacerdotesse dei talk show, che se non ci si riconosce in quelle si è fuori, si è vecchi, si è antichi. È come se la vergogna avesse cambiato senso, avesse rinnegato se stessa. Sì, io parlo della vergogna fai da te nel senso che con la caduta dell'autorità delle istituzioni e con il prevalere, come dire, di un individualismo del quale però poi vorrei parlare anche bene, come dire, perché c'è anche dei risvolti positivi. Questo puntare sull'individuo, però diciamo nella sua declinazione appunto narcisistica, di nuovo mercantile e così via, ognuno come dire, decide per sé che cosa sia vergognoso o meno. Allora troviamo, come dire, che appunto c'è una vergogna fai da te e il riferimento è sempre più micro. Cioè, allora io parlo di tribù, no? Ognuno si riferisce soltanto alla propria tribù. Allora quella si rifà, come dire, a quelli del reality, quegli altri, come dire. Ritorno, per esempio, nel mondo, noi abbiamo visto, soprattutto nel mondo della politica, che ultimamente
sono stati, come dire, degli episodi quantomeno, come dire, bizzarri, vogliamo dire così. E di nuovo, come dire, ogni volta non solo c'era il mantra di cui parlavo prima, sono sereno, ma se devo giustificarmi lo devo fare soltanto davanti alla mia famiglia. E questo io trovo che sia un segnale molto allarmante, perché innanzitutto, come dire, bisognerebbe assumersi delle responsabilità rispetto ai cittadini, rispetto, come dire, al consesso in cui si vive e non soltanto rispetto alla famiglia. C'è una cosa qui che tengo a sottolineare rispetto appunto a vergogna e indignazione. Io ne ho provato a vedere la declinazione contemporanea, però già nel mondo greco, già appunto in Omero, vergogna e indignazione sono unite, no? C'è l'aigos, appunto, che è il senso dell'onore violato, e la nemesis, che appunto non è soltanto vendetta, ma è l'ira. Allora su questo c'è tutto, come dire, un filone storico che io credo che vada assolutamente ripreso, perché quando noi parliamo di indignazione che nasce appunto dal senso di offesa alla dignità umana, complessiva, universale, c'è quella che anche San Tommaso la chiamava la santa ira, per esempio. Altri autori l'hanno chiamata l'ira giusta, l'ira generosa, cioè quella che muove da un senso di violazione della dignità umana e che quindi mette in moto qualcosa che non è soltanto la difesa di sé e del proprio onore, ma è una difesa, come dire, collettiva. Allora a me piace sempre molto declinare le emozioni rispetto alla funzione, alla loro, come dire, formazione e funzione sociale, cioè vederne, come dire, l'aspetto collettivo che possono avere. Allora, per esempio, l'indignazione è interessante da questo punto di vista, perché noi, se ci pensiamo, non ci indigniamo mai in astratto. La libertà sì, ci piace ovviamente, ci piace la parola, il rispetto, ma quando è che ci indigniamo veramente? Ci indigniamo quando siamo di fronte ad un episodio concreto, a quel bambino che veniamo abusato, a quei prigionieri maltrattati, alle donne dimolestate. È quel caso concreto che fa sì che si risvegli un'emozione, però non resta legato a quel caso particolare, ma si estende, come dire, ad un principio universale. E quindi ci abbiamo questo continuo nesso che si stabilisce fra particolare ed universale, concreto e astratto, che rende, come dire, questa emozione particolarmente interessante e in qualche modo la radica nella vita quotidiana e la fa scendere dall'altarino di essere una virtù, semplicemente. In questo senso potremmo parlare anche di un uso della vergogna positivo, cioè mi viene in mente, mentre lei spiegava questo, un fatto accaduto recentemente che interessa un po' tutti quanti noi e perlomeno ha destato la nostra attenzione, perché il presidente della Regione Puglia, che lei sa essere Nichi Vendola, di recente alla festa del PD a Reggio Emilia ha dichiarato di volersi sposare con il proprio compagno. Qualcuno ha pensato che fosse impazzito, perché, o che fosse semplicemente una manovra politica per escludere il suo accordo con l'UDC. In realtà, diciamo, quanto lei dice mi fa pensare che invece nasce più da una pulsione veramente interna, cioè dalla consapevolezza che i diritti, in una società di diritti, l'unica maniera per non provare vergogna della propria condizione o di quella nella quale qualcuno vorrebbe metterci è proprio di utilizzare la voce, di utilizzare la parola. Diciamo, è importante venire fuori, credo, in situazioni di questo genere, e probabilmente, diciamo, per il nostro paese forse è anche arrivato il momento di riscrivere una carta dei diritti. Che ne pensa, professoressa? Ma ecco, questo ci riporta, come dire, alla specificità di un'emozione come l'indignazione. Allora, intanto l'indignazione ti porta sempre ad uscire fuori da te stesso.
Poi facciamo un esempio: quando noi vediamo appunto delle vittime della guerra, vittime soprusi, di ingiustizia, possiamo provare, come dire, anche un'altra emozione, che è la pietà o la compassione. Molto spesso questo tipo di emozione, per carità nobilissima, ci spinge, come dire, piuttosto verso noi stessi. Possiamo piangere, provare anche una profonda sofferenza. L'indignazione è invece un'emozione che un grande sociologo francese, Montesquieu, chiama un'emozione agente, cioè che spinge a uscire fuori di sé e a fare qualcosa. Ne abbiamo avuto, lei faceva adesso l'esempio di Vendola, ma questo, come dire, è l'esempio di tutto il movimento degli omosessuali, che infatti appunto si chiama, no, in America si chiamava out of the closet, cioè uscire dall'armadio. Perché no? Perché questo è importante? Perché ognuno di loro avrebbe potuto risolverla segretamente, e invece ne vogliono fare, ne hanno fatto giustamente un caso pubblico. Pensiamo anche, come dire, la stessa tragica vicenda di Englaro, eh? Lui ha voluto, anche lui avrebbe avuto tutti i mezzi, tutte le possibilità di chiudere quella vicenda personale da solo. Ne ha voluto fare una battaglia, ha voluto che si sollevasse un'indignazione collettiva su questo. E quindi vede come l'indignazione mette in moto non solo il proprio, espone la propria persona, ma fa sì che da quella voce altre voci si leggano. E questo io trovo che sia estremamente importante. Il fatto stesso che quando noi vediamo qualcosa che ci indigna, prendiamo il telefono e telefoniamo a un'amica, a un amico, e dice: mai visto questo? Cioè non è un'emozione solipsistica, è un'emozione che spinge ad agire. Voglio fare ancora un altro esempio che a me è molto caro, perché sono, come dire, casi che io ho studiato per anni. E sono, uno, sono state tutte le associazioni dei familiari delle vittime di stragi. Ecco, quello è un esempio grandioso di trasformare un'emozione dolorosa come appunto la perdita dei cari, delle vittime, il lutto e così via, nel prendere la parola, nell'indignarsi e fondare delle associazioni. Pensiamo anche, come dire, a quelle associazioni dei commercianti siciliani che hanno rifiutato di pagare il prezzo. Quello da dove nasce? Nasce da un senso di dignità offesa, perché non è, ci si sentiva in qualche modo, ci si vergognava di essere vittime e si veniva lesi nella propria dignità, e quindi hanno rivendicato la loro dignità di essere cittadini come gli altri e di poter, come dire, esercitare il loro commercio senza che ci fosse una diminuzione della cittadinanza. Perché se io ti proibisco di fare quello che tu hai scelto di fare, il tuo essere cittadino è limitato. Quindi io trovo che questo sia veramente importante, e dovremmo rifletterci. Dovremmo rifletterci perché, guardate, a parte l'abuso della parola alla vergogna che abbiamo visto negli ultimi anni, con rimbalzare con una palla, no? Cioè vergogna di tu, vergogna di tu, no, vergogna di tu. Anche l'indignazione è diventata un po' una parola in cui sembra che tutti sono indignati. Ecco, quella non è la vera indignazione. La vera indignazione è quella che fa scegliere la voce e fa fare delle cose insieme agli altri. Se no è semplicemente un momento di collera. Ecco, si può parlare, dicevamo questo, di buon uso della vergogna, cioè in alcuni casi, come per esempio, ecco, c'è differenza fra la reazione alle banlieue e i movimenti che hanno portato alle rivoluzioni nel Nord Africa, diciamo le rivoluzioni dei gelsomini. C'è una differenza, cioè si può distinguere fra ira e collera in questo senso e invece fra emozione positiva che ha portato a dei cambiamenti reali? Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io credo che questa sia una domanda politica molto importante. Allora, tutti noi abbiamo assistito negli ultimi anni alla nascita di movimenti, chiamiamole come rivolte, piccole rivoluzioni. Abbiamo assistito soprattutto alla presa della parola. Allora, anche, come dire, dalle persone più interessate alla partecipazione
giustificati dicendo si tratta, per esempio nel caso delle banlieue, semplicemente, come dire, di risentimento, di una sorta di invidia sociale. E poi lo spiegherò perché non sono d'accordo. Oppure nel caso, come dire, dei movimenti come quelli di Occupy Wall Street, oppure anche quelli dei movimenti no global, eccetera, vengono, come dire, criticati perché di fatto non hanno un'organizzazione politica vera e propria, oppure, come dice il filosofo Sloterdijk, dice non hanno immagini di mondo, cioè non c'è un progetto. Allora, non so, io dico, stiamo un attimo attenti, abbiamo sempre bisogno che ci sia un progetto minuto per minuto, che ci sia l'organizzazione politica con tutte le sue gerarchie, tutte le sue burocratizzazioni, oppure dobbiamo leggere questi movimenti come un risveglio, come uscire fuori, come dire, dalla passività, dal conformismo, e uscire fuori soprattutto da dare per scontato che il mondo così è, così deve andare, perché questa è la lezione che ci stanno in qualche modo, no? Insegnando continuamente, lo vediamo anche noi, l'hanno detto i mercati, ma chi sono i mercati? Non posso fare nulla? Certamente non è che occupando un piccolo parco a New York cambio l'influenza, però do un segnale anche ad altri che c'è l'esercizio della critica, che non è scontato che posso fare qualcosa. Io questo lo trovo molto interessante, e trovo molto interessante il fatto che politologi, sociologi politici, gli scienziati politici non leggano l'importanza delle emozioni nelle formazioni dei movimenti collettivi. Allora, quando ci si mobilita, pensiamo anche appunto alle rivoluzioni dei Gelsomini, non è soltanto perché si ha in testa un progetto politico preciso, non è soltanto la richiesta di un mutamento di un governo. Quelle cose nascono anche dal malessere, dalla vergogna di essere cittadini di terza classe, di non avere nessun diritto alla parola. Questo è insopportabile per chi ha un senso della dignità. Allora, qui voglio ritornare ad una cosa che vi accennavo prima. Dicevo, io sono la prima a criticare l'eccesso dell'individualismo contemporaneo, della iperindividualizzazione, narcisismo, tutte queste cose che anche voi sapete benissimo. Però attenzione, è proprio invece una declinazione positiva della individualità che fa sì che io rispetto l'individuo che è me e tutti gli individui. È una passione per l'individualità, la passione per la libertà, perché altrimenti non ci sarebbe. Quindi questa è una declinazione assolutamente moderna. Allora, in questo senso, lei mi chiedeva il buon uso della vergogna. Il buon uso della vergogna è quanto invece di cadere nella depressione, perché attenzione che la molto spesso quindi la vergogna provoca depressione, si dice mi vorrei nascondere per la vergogna, voglia di isolamento, ma se questa invece appunto viene declinata insieme agli altri e insieme all'indignazione, se ne fa un buon uso, se ne può fare un buon uso, viene tramutata nella voglia di agire, soprattutto quando noi ci vergogniamo del silenzio. Proprio allacciandomi, diciamo, a questo suo discorso, a proposito del fatto che non c'è ancora un'idea chiara del mondo, io volevo chiederle una cosa. Stefan Hessel, che sicuramente tutti voi conoscerete, è un signore di 93 anni che ha fatto la Resistenza e che ha scritto un libricino che si chiama Indignatevi. Che cosa dice in questo libricino Hessel? Dice, fa un appello a tutti i giovani e chiede loro di riscoprire i valori che avevano portato alla Resistenza. È un libricino che è diventato un libricino di moda, perché ha finito per essere, almeno certe generazioni riflessive, un po' un manifesto. Ecco, diciamo così, Stefan Hessel richiama la società, che come valori quelli di una società venuta fuori dalla Resistenza. Le sembrano in qualche modo ancora attuali quei valori, oppure diciamo l'indignazione
si va rivolgendo sempre più verso quei valori, diciamo, che in sostituzione delle ideologie interessano le battaglie civili. Io penso alle grandi battaglie per la ripubblicizzazione dell'acqua, penso alle, no, alle grandi battaglie che riguardano i diritti civili. Ecco, il mondo futuro, il mondo che riusciamo ad intravedere, anche se non ha una prospettiva lunghissima, è fatto oggi di piccole rivendicazioni sui diritti quotidiani che vengono meno? Quelli sono fondamentali e credo che sia, se si imparasse già a difendere giorno per giorno, questo staremo tutti quanti molto meglio. Però non dobbiamo dimenticare che tutte queste cose si devono iscrivere in una, appunto, della... Allora, l'indignazione, perché è interessante? È interessante perché è una passione civile. Quando dico una passione civile, vuol dire che c'è una, è una passione della polis, è una passione dell'essere insieme agli altri. E quindi, e qui ritorniamo al discorso, come dire, dell'individualità, è vero che più si afferma la cultura moderna dell'individuo e più siamo attenti a tutta una serie di diritti, no? Nascono i diritti civili, nascono molto tardi. Però ecco, l'interessante è quando questi vengono, l'amore per sé, l'amore, no? Qui parla di un illuminato amore di sé, quando questo è declinato all'amore della polis anche. E quindi non difendo soltanto, perché attenzione, che ci sono poi anche tutti quanti i movimenti identitari, allora, e ognuno, come dire, semplicemente coltiva e lotta per la sua appartenenza identitaria e quindi per la propria appartenenza etnica, culturale, di genere, scelte sessuali e così via. Questo non va tanto bene. Non va tanto bene perché appunto non ha a che fare con la polis, ha a che fare di nuovo con la propria tribù identitaria. E questo porta, come dire, poi a conflitti, ma soprattutto porta all'indifferenza verso chi non appartiene alla tua tribù, anche, come dire, declinata positivamente. Quindi io credo che bisogna sempre tenere presente questa unione fra l'amore di sé e l'amore degli altri intesi come la polis nella quale si vive. D'altra parte ci sono stati, come dire, episodi nella storia fondamentali, no, in cui questo è successo, quando il senso della comunitas è uguale, si declina virtuosamente al senso, come dire, dell'orgoglio e della dignità, a quelle che si chiamano le passioni timotiche, il timos, che è l'orgoglio, la superbia, l'indignazione, che non sono vizi, non sono passioni cattive, sono passioni che sono civili, perché quando si crea questo connubio fondamentale fra amore di sé e amore della comunità. Dicevo gli esempi, beh, la rivoluzione francese che cos'è? Se non nasce forse sulla prima cultura moderna dell'individuo e della libertà individuale, ma viene declinata come un insieme ai diritti universali. È lì che vengono proclamati per la prima volta. Pensate oppure al movimento per i diritti per i lavoratori. Anche lì c'è una forte passione di sé unita, come dire, a diritti che sono diritti universali. Ma in una società che ha trasformato i cittadini in consumatori, parlare di etica pubblica e quindi di vergogna e di indignazione ha ancora un senso se non vengono toccate quelle strutture che hanno, economiche anche, che hanno prodotto la trasformazione del cittadino in consumatore? Cioè la vergogna in questo e anche l'indignazione possono avere un ruolo? Ma guardi, io prima parlavo dell'importanza dei sentimenti condivisi, perché quando noi pensiamo, siamo abituati a pensare che le emozioni sono cosa strettamente individuale. Le emozioni si costruiscono socialmente, fanno parte di un bagaglio culturale e quindi quanto gli individui si vergognano, si indignano di meno,
quando nel bagaglio culturale complessivo nel quale si vive queste emozioni non sono valorizzate. Tant'è che ci si vergogna di vergognarsi, per esempio. Si dice, ma dai, ma cosa sarà mai? Oppure, ma che ti indigni, ma cosa vuoi? Intanto il mondo va così. Ecco, allora, ora non stiamo a fare l'uovo e le galline, le riforme strutturali, la cultura e così via. Però io credo che tutti quanti, noi e soprattutto le persone poi che partecipano a questi festival, eccetera, dovrebbero e dovremmo, come dire, ognuno nella propria professione, nella propria vita quotidiana, coltivarle queste emozioni e far sì che circolino, cioè far sì che diventino un patrimonio comune. Allora vedranno appunto che quanto più voci ci sono e quanta più condivisione, quando siamo... Allora, noi attingiamo tutti quanti a una sorta di serbatoio, questo serbatoio culturale, emozionale, che è fatto di i film che vediamo, i fumetti che leggiamo, le canzoni che ascoltiamo, e la pubblicità che vediamo. Tutto quello, come dire, non crea soltanto cultura o cultura, crea anche quello un patrimonio di emozioni, crea le sensibilità condivise. Allora è su quello che bisogna lavorare. Quali sensibilità condivise vogliamo costruire? E non c'è bisogno di essere pedagogisti, perché non può succedere dall'alto, adesso ti insegno a indignarti. Si tratta di produrre lezioni, prodotti culturali, film, canzoni, fotoromanzi, in cui circolino queste emozioni, non valori astratti, emozioni. Secondo lei oggi, diciamo, di che cosa ci si indigna? No? Che cosa, diciamo, quali sono questo patrimonio comune a quale lei accennava? Beh, io credo che, a parte gli esempi positivi che abbiamo fatto, ho paura che anche qui c'è un aspetto positivo e uno negativo. Allora, la modernità ha fatto sì che si affermasse un principio come l'eguaglianza, per cui si vergogna della disuguaglianza. Il sentirsi o il percepirsi diseguali ci fa vergognare, perché, come dire, è come una promessa mancata. Col mondo moderno non viene più ritenuta naturale la disuguaglianza, e quindi questo, come dire, fa vergognare chi si sente disuguale, ma può anche fare ugualmente indignare. Questo però, nello stesso tempo, che cosa vuol dire? Vuol dire che la vergogna della disuguaglianza può provocare, e qui c'è il patrimonio condiviso che a me non piace, non scelta della voce, ma bensì risentimento, invidia sociale, collera. Allora noi vediamo che ci possono essere due tipi di declinazione, uno positivo e uno negativo, uno virtuoso e uno vizioso. Cioè, rispetto alla percezione della mancata promessa dell'uguaglianza, io posso sviluppare emozioni negative che sono l'invidia, il risentimento, e per arrivare all'omicidio, per esempio, oppure posso, proprio perché viene naturalizzata, diciamo, la disuguaglianza, unirmi con gli altri e darne una declinazione virtuosa invece. Io a questo proposito mi permetto di leggere alcune riflessioni, o meglio, lei parla di Terri De Nicolò, che è, come sapete, una giovane donna che ha scelto di fare, lei scrive, della sua bellezza un valore di mercato, che poi è così. Chi è Terri De Nicolò? È una di quelle signore, vogliamo dire escort, che si accompagnavano, diciamo, al Presidente del Consiglio alle famose cene eleganti, che poi finivano con pratiche che si chiamavano bunga bunga, e qui la professoressa, diciamo, mi ha fatto sorridere, perché diceva: siamo in una società in cui ormai le cose non si nominano più con il loro nome, ma i puttanieri si chiamano gli utilizzatori finali, e le prostitute si chiamano escort. Allora, che dice questa signorina Terri De Nicolò? Dice
non si vergogna, dice, scrive la professoressa, di vendere il proprio corpo, ma si vergogna di indossare vestiti non firmati o gioielli di poco valore. Quando sei onesto, questa è Terry De Nicolò che parla in alcune intercettazioni, quando sei onesto non fai grande business. Peggio, è una filosofia, di vita. Quando sei onesto non fai grande business, rimani nel piccolo. Se vuoi arrivare in alto devi rischiare il proprio, devi rischiare il culo. Per avere successo devi passare sui cadaveri degli altri ed è giusto che sia così e più avanti. Se vuoi guadagnare 20.000 euro al mese ti devi mettere sul campo, ti devi vendere tua madre. E così afferma la De Nicolò senza alcun dubbio sul fatto di essere nel giusto, fiera di agire conformemente ai modelli di comportamento del suo mondo di riferimento. Davanti all'imperatore non ti puoi presentare con una pezza da 100 euro, devi avere minimo un abito di Prada, perché lui è un esteta, apprezza la bellezza. Ecco, diciamo, questa è un modo di vergognarsi al contrario, no? Perché si assumono dei disvalori come valori. E non è forse, diciamo, l'unico caso, perché io penso per esempio anche ai signori della finanza che hanno costruito il crack di, non solo del nostro paese, ma di molti paesi europei e al mondo, la cui unica preoccupazione uscendo dalle agenzie di rating, uscendo dalle proprie agenzie, era quello di non poter più percepire le loro stock option. Allora, c'è un mondo che sembra aver invertito il senso della vergogna, nel quale i sacerdoti di riferimento sono diventati le signore dei talk show per le quali ci sono decaloghi dove tu sei in o out a secondo di diciamo, se la vedi così o meno. Esserci un coraggio ad avere, diciamo, ad essere fuori da questi meccanismi, perché vuol dire che non fai parte di una cerchia, non sei dentro questo modo di vedere. Non so se lei la pensa così. Non solo la penso così, ma ho trovato dei riscontri letterari molto interessanti che voglio raccontarvi perché sono emblematici. Uno, come dire, una frase, adesso non ce l'ho sottolineata, di un libro di Ammanniti, nel quale appunto due giovani affermati parlano e fra di loro, e uno dice all'altro, dice ma forse hai fatto una figura di merda, e l'altro gli dice ma che figura di merda, quello è uno sprazzo di splendore mediatico. Cioè, quindi quanto più, come dire, ho esibito me stesso, l'ho detta grossa e l'ho fatta grossa, è uno sprazzo di splendore mediatico. E va bene. Ma invece mi inviterei a leggere un racconto di Kurt Vonnegut che si chiama Episuzia e che è una strana malattia, cioè che Vonnegut immagina, una strana malattia che si diffonde fra giovani manager americani, i quali hanno fatto tutti un'assicurazione sulla vita, ma improvvisamente la compagnia di assicurazioni sta per fallire perché c'è una catena di suicidi di questi giovanissimi manager, come dire 37enni, 38enni, per cui si cerca di capire che cosa sta succedendo e un medico fa questa diagnosi di episuzia. Che cosa è? Che questi giovani manager, quando si rendono conto che i loro introiti stanno per diminuire o del tutto scomparire, pur di mantenere la propria famiglia al livello a cui erano stati abituati, quindi a frequentare il club del tennis, del golf, le scuole private e così via, preferiscono suicidarsi in modo tale che la famiglia possa, incassando l'assicurazione, continuare a vivere a quel livello. E uno dei protagonisti conclude e dice per vivere bisogna morire. Dove vivere, però si intende vivere a quel livello lì, perché se vivere sotto quel livello non viene ritenuta una vita, non viene ritenuta degna di essere vissuta. L'indignazione, diciamo, in questo senso è la mia, a questo punto. Diciamo che può funzionare come un antivirus. No, guardi, non è così facile. Non è che riusciamo a smantellare tutto questo, per cui io dico che forse c'è più bisogno di produzione culturale che socializzi
ha un pensiero altro, un'immaginazione altra, e che riannodi, come dire, quelle famose emozioni timotiche, anche perché fra l'altro noi siamo stati anche per anni, e forse per secoli, e queste passioni sono state tenute un po' nascoste, come emozioni pericolose, come emozioni antisociali, l'orgoglio, la superbia, l'ira. Anche a scuola ci hanno insegnato che l'ira del pelì di Achille è vero che addusse molti rutti agli Achei, però è anche vero che c'è l'ira di Aiace, che nasce dalla vergogna di non essere andato in battaglia, e quindi c'è anche la virtù coraggiosa. Allora c'è stata tutta nei secoli una esaltare invece, appunto, io dico, le virtù passive, mentre invece queste timotiche sono state tenute sotto, un po' sotto controllo, e forse è ora di liberarle. Sì, c'era anche chi fino a qualche tempo fa ci invitava a, per chi si vergognava di queste cose, invece ribaltava la vergogna, no? Dicendo vergognatevi, non volete bene al vostro paese, dicendo queste cose, no? Rilevando queste storture. Ecco, diciamo che vorrei concludere, prima di farle un'ultima domanda, con un altro grande vecchio, Pietro Ingrao. Nel libro, siccome, diciamo, quando mi hanno parlato di vergogna, sapendo che c'era lei, io mi sono dovuta preparare. E allora ho letto anche questa intervista di Maria Luisa Boccia e Alberto Olivetti a Ingrao, anche lui, diciamo, un giovane vecchio, un novantenne anche lui. Allora, lui sostiene che indignarsi però non basta, che per conseguire un risultato, leggo testualmente, occorre orientare forze, verificare i modi. I sentimenti dell'indignazione e della speranza restano inefficaci senza una lettura del mondo e una pratica politica che gli dia corpo. Ecco. Vede che torniamo, io come dire, ammiro fortissimamente Ingrao per tutta la sua vita e quello che dice. Però qua ritorniamo di nuovo, allora ti stiamo a aspettare sempre, vuol dire che ci sia tutta la, il teoroimino pronto e senza il quale non si può fare nulla. E non si dà voce, non si dà voce a chi invece sceglie comunque una, a strade diverse, che non è detto che oggi, che domani. Tra l'altro c'è su internet una, gira un manifesto firmato da molti intellettuali che si chiama Democrazia Globale e che io ho trovato molto interessante, proprio perché è un manifesto utopico. Allora forse bisogna anche cominciare a rispolverare anche un po' di utopia e non sempre chiederci quanto è realistico. Volevo chiederle, diciamo, tornare un po' al tema della nostra introduzione, cioè del nostro festival, a proposito delle parole necessarie e anche delle parole smarrite. Lei ce ne può suggerire qualcun'altra oltre ad indignazione? Ma guardi, a me piace, diciamo, mi piace moltissimo la parola insieme, proprio perché che è diverso da solidarietà. Solidarietà ha delle implicazioni anche di eccesso di volontarismo e di nuovo può portare ad una declinazione puramente individuale. Io posso essere solidale con, ma mi piace invece molto la parola insieme, che vuol dire fare le cose insieme. Tra l'altro anche su questo è uscito ultimamente un bellissimo libro di Richard Sennett, no? Che si chiama appunto Insieme. E mi piace la, lo devo dire in inglese perché non abbiamo una parola, la togetherness, cioè lo stare insieme e fare le cose insieme. Il far società, ecco, far società vuol dire ogni forma di aggregazione va, come dire, valorizzata, e d'altra parte lo vediamo anche noi sotto i nostri occhi, in questo momento di crisi, in tutti i paesi, ma lo vediamo anche in Italia, in Grecia, in Spagna. Se qualcosa si muove lì dove soprattutto i giovani si mettono insieme e fanno delle cose, si inventano delle cose, e in quello stare insieme è la loro creatività. Quando le persone sono state insieme hanno veramente
hanno prodotto qualche cosa di buono. Prima di chiudere, e di ringraziare naturalmente la professoressa perché è stata, diciamo, io vi consiglio davvero di leggere questo libro perché ci sono moltissimi spunti, a me ha fatto pensare molto. Il sottotitolo Metamorfosi di un'emozione diciamo, spiega un po' come stia cambiando la nostra società e quanto ancora le emozioni siano importanti. Dicevo, quando si sta insieme, cogliendo proprio il senso da quello che lei diceva, nascono delle buone cose. Il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo. Io, diciamo, volevo leggervi, ricordare a tutti, sicuramente la conoscete tutti, però lo ricordo innanzitutto a me stessa, alcuni articoli che riletti sanno di poesia ma poco di realtà, nel senso che mi piacerebbe che la mia generazione forse non è stata capace di metterli in atto, ma speriamo nelle nuove generazioni che rileggendoli ne colgano appieno tutto il significato. Per esempio l'articolo 1 dice che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali, in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. L'articolo 3, vado un po' saltando, dice che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. All'articolo 13 si dice che ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. E ve ne leggerò ancora un altro che ha a che fare con i nostri problemi. Volentieri. All'articolo 23 si dice che ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo senza discriminazione ha diritto a uguale retribuzione per uguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. E infine l'ultimo, articolo 25, ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere del proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. E ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale. È l'auspicio che ci diamo almeno di poter realizzare queste cose nel futuro. Professoressa, lei. Sì, vorrei anch'io, perché dire, una delle cose più belle forse di questi incontri è quello di mettere, sviluppare appunto una serie di stimoli perché si leggano altre cose che rimandano a loro volta ad altre cose e così via. Allora, io volevo concludere questo brevissimo discorso sulla vergogna e l'indignazione citando invece Martha Nussbaum, il quale dice: la persona che si vergogna si allontana dalla comoda convinzione narcisistica che tutto vada bene all'interno del proprio mondo e riconosce le giuste rivendicazioni avanzate dagli altri sul suo tempo, i suoi sforzi e il suo denaro. Invece di proseguire indisturbata sulla sua strada, la persona riconosce il fatto di non essersi accorta della realtà che tocca la vita degli altri e compie un passo, per quanto esitante, per uscire dal narcisismo e coltivare una sottile interazione con il prossimo. Ecco. Bene. Evviva l'indignazione. Buonasera a tutti.